Ciao a tutti amici a casa, siamo Andrea Bianconi e Roberto Onori e siamo in collegamento dalla sede della Lega Dragon Season di Marco Codastefano a Priverno. Come mai stiamo a Priverno, Andrea? Che è successo? Ma io non lo volevo dire questa cosa. E io, tu lo devi dire invece, perché è colpa tua che non c'avevamo il divanetto comodo. Lo so, erano troppo comodi ragazzi, ho provato a portarlo a casa. Pensa che schifo. E c'hanno? E c'hanno ragione, ci hanno buttato via. Ah, la signora Carla ci ha cacciato. Sì, sì. Vabbè, però abbiamo trovato quest'altra zona che... eh? Che non è male. Anzi, si sta pure abbastanza comodi, si sta caldi. Sì, sì. Vero? Quello è vero. Ecco. Stiamo abbastanza bene. E oggi siamo qui per commentarvi il PTQ della Città del Sole. De Pulcinella. Di Napoli. Siamo qui per commentarvi il PTQ di Napoli, organizzato da Fabio Finicelli. E siamo... nell'American Hotel di Napoli. Ah! Andiamo a vedere chi ci sta in finale. Allora, noi da un lato abbiamo Porcelli Vincenzo, che alla sua prima top 8 in PTQ, finale, quindi... è andata bene. È andata bene, sì. E dall'altra parte invece chi ci abbiamo? Federico Del Basso. Federico ormai è un'istituzione. Più di 30 top 8 ai PTQ. Ah, faccia. Una l'ha vinta, un ha vinto di PTQ e è partito. E mo si sta a giocare la finale da adesso. E l'ultimo risultato importante ha fatto a Rimini, al GP di Rimini, una top 8. Quindi cioè, non è da tutti fa top 8 in GP. Eh no, per niente proprio. E poi diciamo che è stata la top 8 insieme a Emanuele Giusti, che è un altro grandissimo giocatore. Che noi salutiamo. Ciao Emanuele. Adesso allora andiamo a vedere la partita. Vediamo quale partite. Vai. Eccoci qua, pronti per iniziare. Chi inizia? Abbiamo già visto che inizia Vincenzo, anzi lui è già partito, quindi... però Terrascry, siamo partiti bene. Nascar Island è off color perché gioca nero, ma in realtà... dai, essendo sempre una pianura, va bene. Comunque bianco-rosso. Di Federico fa foresta passo. Tutte e due tengono a 7. Sì, quindi una bella mano, almeno quello che vedo di Vincenzo. Beh, la mano noi riusciamo a vederla e possiamo dire che... ad esempio ci sta Vincenzo, una bellissima carta che mi piace, l'apparizione della speranza, un mana 1-1 lifelink che però ha convocazione a 4, quindi niente male. Invece il nostro amico Federico parte subito col satiro, quindi il turno, mano, il turno dopo se cala l'anda avrà 4 mana, quindi non è niente male. Eccomi, cavalluccio, sì, ecco cavalluccio qua, la destriera, 3 mana 2-2, quindi da destra abbiamo un Boros, a sinistra un bel Celestia. Sì. Vediamo un po' che cosa si inventano questi ragazzi. Celestia bei tempi Ravnica. Sì, anche se non è la mia gilda preferita, qualcosina fa. Secondo te qua, Federico, che sta a pensare? Se ammazzagli subito la cavalla facendo... Perché comunque, essendo tutto mana tappato, se riesce a toglierla non è male, perché quella poi si pompa. Per toglierla però dovrebbe fare scorpione... no, decidi di attaccare. Io infatti magari l'avrei fatto in un altro modo. E avessi fatto subito scorpione e clash. Hai fatto scorpione, esattamente. No, perché gioca tutte queste risorse per un cavallino? Dipende cosa c'ha in... in mente? In mente il cavallino. Invece fa un 1-3 con death touch. Quindi diciamo che può bloccare parecchie cose. Non è mica male. Ecco qua il tuo... pesca. Il tuo rampollo. Cosa pesca? Un altro cavallino, eccolo qui. Oh, diventa un 4-4 volante legame vitale. Non è male, vediamo un po'. Già inizia a essere un po' più 4 danni glieli toglie nessuno, appunto. Ecco qua, 4 vite. Quindi siamo 16-24. Però Federico ha in mano il saziare la fame. Potrebbe appunto, quello dovrebbe toglierglielo subito, secondo me. Vabbè, mo prima attacca, gli fa qualche danno, vabbè, poi fa un magari saziare la fame. Questi bei 3 danni e poi glielo toglie. Ah no, solo 2 danni decide. Sai che non avrei fatto così però? Che avresti fatto? Io avrei... ecco, adesso lui fa... ok, ah, ancora più grosso. Ah, secondo me vuole fare in modo che però non muore la sua, lo sai? Esatto, infatti questa cosa... ma che ha fatto Vincenzo al naso? C'era Cerotto. L'hanno punto. Come l'hanno punto? Vabbè, comunque sia, aia, si riattacca, attenzione. Sempre 4 danni, vabbè, volanti. Attenzione, 4 danni. Bloccheresti? Allora, quello è 1. Beh, quello però 1-5. 4-4, lui però sta tutto aperto. C'è 200 trick. Magari c'è pure il Fear Strike. Oppure potrebbe avere il più vecchio delle protezioni da un colore. Volere degli dei. Volere degli dei, il più vecchio dei dei. Adesso vediamo un po'. Fa un 3-2.
Mi sa di sì, che sta per poggiare un 3-2 e guadagnare 3-2, magari, vedendo così anche il martellone mi veniva in mente a me, però ha preferito il 3-2 e guadagnare 3. Lo sai che anch'io avrei giocato martello? Anche perché al turno dopo poi il turno dopo attacchiamo, infatti. Esatto. Cioè, veramente sotto. Allora, io avrei fatto martello Vincenzo passa e Federico pesca l'Oplita. Una bella carta, Andrea. Sì, mana 1-2. Sì. È forte. Forte sì. Bella uncommon. Senti, ma resti sempre dell'idea che il tuo preferito è Boros? No. Come no? Il rosso... Guarda, il rosso è un colore forte, però sto vedendo ultimamente anche il blu-verde in draft sa... Allora, io ho letto un po' di cose, pure giocando così, spesso li sopravvalutano questi blu-verdi. Dici, anche se, sì, anche se è un bel archetipo, però viene spesso sopravvalutato. Penso che, beh, la bomba finale proprio first pick assoluto sia Sigozza, però... questo per me tassa è... sì, ma sicuramente non in draft tassa, vabbè, in draft... ma con sealed, cioè molto difficile insomma fa una tassa così. Ecco qua, infatti ha fatto, ecco la giocata, noi stavamo dicendo sin dall'inizio, ha fatto la giocata, a scontrare due creature, ha cercato di prendere più vantaggio possibile, però quant'è, aspetta, uno prende più 0 più 2, quello mi pare, vero? Che cosa? No, è morto, sì sì, più 0 più 2 è un 1-5 contro un 4-4 e guadagna anche 3. Lui giustamente ora dice io ti attacco, anzi no, tappa mana. Ma con il fighting, no? Mm. Non doveva guadagnare 4 vite lui? 3, con questo qua. Ah, tu dici Vincenzo? Non se n'è accorto che non l'ha scritto, perché comunque hanno lottato, quindi i danni se li fanno. Dovrebbe, non so se l'ha scritto, vediamo un po' se riusciamo a capirlo. Allora, perché io vedo che... No, non l'ha scritto. No, non l'ha scritto, si è dimenticato. Quindi si è dimenticato. Roberto, ci hanno smentiti. Su che cosa? Ci è arrivata la notizia che i punti Vincenzo se li ha segnati. Allora siamo noi, non abbiamo visto niente. Infatti. Attenzione, martello in campo. Martellino. Sì, ma di là ci sta un 1. No, un 3. Quello è un 3-5. Cioè, 3-5 dopo letale raggiungere. È un po' pesante adesso. Pesantino, sì. Guarda, il 3-5 non solo è forte, ma anche l'Oblida, guarda, se riesci in qualche modo a proteggerlo. Secondo me tante volte ti vince da solo. No, ti vince da solo, guarda, tante volte con noi. Ecco. Ciao. Oh, il l'amico cagnolino tuo, che tutti vorrebbero in giardino. Goliamo il filo. Che è 6-5. È 6-5 travolgere. Sì. Sì. Ma vediamo un po'. La prima passa si sacrifica una terra. Cerca di riprenderla sta partita, ma adesso sta un po' in salita, Sì. O sta parecchio in salita sta partita. Certo che sarebbe un'altra storia se mettesse degli umani il martello invece di mettere dei golem. Eh sì, perché volerebbero tutti. Invece no, mette dei golem, mi dispiace. Ma anche per... io più che altro vedo tanto terre dal lato di Vincenzo, pesca solo terre, il Boros pesca terre, Senti un po', ma io mi viene una domanda, ma non è che tu ogni volta che vieni qua a commentare ci sta un Boros in finale, perché? Sarà la tua affinità a questi colori? Può essere pure. Ma non è pure un po' romanista, sai, giallo-rosso? È che è giallo? O bianco rosso, giallo rosso. Tipo Vicenza più. Lasciami questa licenza poetica, no? Sì, la lascio. Tre dei nostri amici continuano a pestarsi. Ecco, vediamo adesso, mi pare che sia il turno del mitico Vince. Il turno esatto di Federico. No, Federico. Federico combat face. Senza pensarci proprio. Già. 6-5 e 3-5 dopo. Ha due carte in mano. Finge il trick. Secondo che te poi ce l'ha. Ah no, ce l'ha. Ho visto che pensavo che ci avesse ancora quello del più 2 più 2, invece è la da giocare. Secondo te ce l'ha il trick? Attenzione. Può essere, o può essere soltanto magari una sorta di finta. Vediamo un attimo. Un altro dei tre entra in gioco. Come bloccheresti? Il fatto è il tocco letale, secondo me è pesantuccio. Pesantuccio sì. Perché comunque ecco, infatti. Tra. Allora, che poi rimane comunque in 2-2 sotto in caso che muore, cioè nel senso che metti caso Federico non fa nulla, Io avrei provato a togliere il Golia Volpino. Dici, Sì, perché comunque sono 6 danni invece di 3. Sì, tra l'altro, sì. S5. Ah, gli ha dato protezione però. Sì. Protezione dal verde. Federico cerca di leggere una carta che pensa avrà letto 700 milioni di volte. Ma da quando è uscita l'espansione veramente. Sembra che stava facendo. Sembra una persona smanone. Abbastanza fiscale dentro gioco, Oh, mamma mia. Vero? Doppio blocco e trick. Risolve lo scry.
non ho visto sopra, non ho visto, l'ho vista, però penso che sia una buona carta se lo lascia lì. Ok, uno muore, muore lo scorpione, 6 danni in faccia e se ne va a 9. Attenzione, vediamo un po', entrando 2, entra, sta per entrare, oh, ecco, olè. Questo anche è forte, se c'è qualcosa per bersagliarlo. Guarda, sia l'oblita che quello là sono, si pompano in base all'eroismo, quindi è comunque una bella carta. Eh sì, mo che faresti? Allora, vediamo un po'. Una saggia decisione passare. Saggia decisione rimane in difesa. Vero? Vediamo un po', porca miseria. Però mo guarda con l'oblita, poi comunque il 6-5 come hai detto tu prima, 6-5 trample. In mano c'è apparizione Federico, quella fa prendere più o più nelle canidali. Mi sembra di averla vista, eh? Quindi sicuramente adesso qualcosa andrà ad incantare. Te sotto chi lo metteresti? Sotto il Volpino o sotto il 2-2 che si pompa? Bella scelta però, perché comunque io direi sul 2-2. Sul 2-2 così crei un altro mostro. E diventa un 5-5, legame vitale, e poi in caso te ne toglio l'uno o l'altro. Eh sì, sì, anche perché se dopo insomma ci fa qualcos'altro solo. Esatto, se magari poi lo fai sempre su questo qua, quello te lo toglie solo quello, e poi gli altri sono tutti piccoletti ancora. Verdetto. Vabbè, vediamo un po', Federico sta pensando. Pre-combat phase. Mani, braccia concerte. Ecco, ci stiamo pure noi. Ci mettiamo pure noi, siamo un po' più comodi. Tipo, ma hai notato che sulla destra del mazzo di Federico ci sono due maialini e l'avversario si chiama Porcelli? Pensavo che era l'onore di Giammella, veramente. No, Giammella lasciamo aperte. Lasciamo a casa Giammella, non ne parliamo. Comunque... Ecco, qui ognuno si gratta al modo loro. Ognuno fino a grattarsi, ragazzi. O c'è stata un'epidemia di piattole, oppure è stato abbastanza scaramantici. Ecco, ragazzi. Combattere. Eccolo. Eccolo, sta per piegare. E si piega. 6-5. Già. Sì, 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 ci può sta. Ci può sta. Ecco qua. Pem. Ha fatto bene a non incantarlo. Ha sparato la sua cartuccia e... Ha fatto quello che abbiamo detto. Esatto, noi. Esatto. Beh, giocatore d'esperienza. Vabbè, 5-5 lifelink. Ci mette su un D20 perché spera di farlo crescere tantissimo. D20, mamma mia. Ma hai avuto un 20-20 così? No, un 20-20 così no. Però 14 qualcosina con Boros lo puoi fare. C'è scritto qualcosina a fianco, ovviamente. Esatto, qualcosina. Vabbè, questa partita è veramente, veramente difficile. No, Vincenzo sta cercando proprio da arrampicasse, secondo me, ormai. Vediamo un po' però che ho pescato. Perché lo vedo pensieroso. Però martello per terra è sempre... Il martello cosa... soprattutto comunque le terre, sono abbastanza, quindi... 5 terre, ne gioca 16. È una pescata in sacco, Sono 16 terre. Abbastanza. Vediamo un po'. Conta. Conta i danni al turno dopo. Conta i danni. Guarda, quello lì. No. Quello... Però fino a mo. Sì. No, fino a mo no, ci sta. Ci sta perché quel 2-2 raggiunge. Sennò il cavallino... Guarda, il 4-mana 2-2 che si pompa insieme a quella verde uncommon centauro, secondo me tra le carte migliori del colore. Ecco, gliela tappa. Quindi penso che mena con un 3-3, perché c'è... Ma io attaccherei un po' con tutti questi 3-3, esatto. No, perché ha attaccato pure col cavallo? C'ha raggiungere il 2-2. Poi d'umano non ce ne sta manco uno, se non mi sbaglio, non ce n'è manco uno d'umano. Io blocco là e blocco un branco oltre 3-2. Esatto. Così ha fatto un attacco un po'. Fagli 6 danni, ma che serve se dopo c'è il lifelink così grosso per terra? Mi deve 5-5. Vabbè, secondo te qua chi perde? Perde Oblita, giusto? Cioè, ciao, ciao. Tolto quello? oddio, sai che se pesca un altro mostro che si casta a 6. Vediamo un po' adesso. Dipende anche da Federico. Vediamo che... Vabbè, no, è giusto. Togli Oblita, è giusto. No, ma io non avrei mai tolto quell'altra carta. Vediamo, visto? Ecco. Tocca i due maiali, bacio, ta-da-ta-da. Ah, però. Ta-da, vediamo un po'. Ho visto, vediamo un po', sì. Mi sembrava il secondo Golia Volpino. Esatto, perché... E adesso, vedi, se avesse tolto... Pescava pure tu, ti stai grattando adesso, vedo. No, c'ho però uno stinco. se però avesse tolto l'1-2, hai visto quello che avevo pensato? Attenzione, attacca un 5-5, finta sempre il trick. Vabbè, 5-5 lo prendo, non va.
voglio sacrificare il mio 2-1. No, beh, ma poi con tutto il mano tappato, non sai che c'ha lui in mano, non ti conviene neanche perdere il 2-1. Vabbè, sì. Anche perché poi quello si pomperebbe ancora di più. Esatto. Se c'è qualcosa dopo, quindi sarebbe veramente mostruoso. Ed ecco qua l'amico. Qua. Un mostro. E mo' la vedo, infatti pure lui ha fatto e vai. Proprio... Welcome to the party. Attenzione. Ecco, no, ha voluto un altro colpino perché? Ci ha messo quello là, vabbè. Non ne ho la più pallida idea di questa cosa. Tu ti chiedi sì. Uh-huh. Allora, strappa. Mette un dado sul maiale. Uh-huh. Spizza la carta, come solo un giocatore di poker potrebbe. Parlottano. Vabbè, diciamo che se si sacca una terra va a tre terre, Boris gioca lo stesso con tre terre, però dall'altra parte insomma continuano ad esserci dei mostri mitologici. Mamma mia. No, dal lato di Federico la vedo proprio 6-5, 2-2 raggiungere. Attenzione, secondo te lo sta inducendo al bluff? Non bloccherei così, no. Io bloccavo col 2-1, tu? Sì. Un 3-3, un 2-1. Arrivavi a 5, passava un danno, no, passavano due danni. Ecco danno. Qua. Ecco, questo infatti il festeggia. Il mostro. Tu sai. Un 4-5. Non mi piace molto. Guarda, non è forte, ma in questo caso qua. Ah, questo caso qua sì. In questo caso qua, bersaglia. Bersaglia Antosa, come si chiama? In questo caso anche Murm Spinato. Vediamo adesso, no? Vediamo adesso. Ce le spizza tutte. Sfrega le mani. Dice, come ti uccido? Ma sì, ti uccido questi due. Ta-ta-ta, verdetto. Caga. Sì, sì. Vabbè, questo muore. 4, vabbè, comunque non guadagna 5. Lo so. Guadagna 5 sono tanti, Lo so. Attenzione però, Oh, questo board. Questo board, attenzione, se avete Federico in mano, Federico in mano a una terra. A una terra, mentre piano piano qua a zoppo galletto. Guarda le peggiori galletto mai le cose tutte quante. Sì. Poi vabbè, molto aiuto dal martello, cioè da dire, beh, il martello è una bomba. Tra poco si ritrova senza terra. Vabbè, c'è una pescata, attenzione, non ho visto che ha pescato. È quello l'istante che spacca incantesimo artefatto, mi pare. Oh no, questo non ci voleva, il nostro amico. Mi pare che sia quello. Non ci voleva questa cosa, Attenzione, pam. Metto un 3-3. Vorrei bloccare in branco. Secondo me quello se ne va, però... Lui si toglie soddisfatto e gli toglie il martellino. Attenzione. Vediamo un po'. Palla, subito. Lo sai che io avrei fatto forse il 3-3 golem? È artefatto, giusto? Sì. Quasi quasi, il golem. Sì, quasi quasi sì. Anche se forse non era proprio la giocata migliore. No, perché comunque l'hai tolto. Però il martello continua a tirare fuori pedine. Però un 4-5 mi resta in campo. Ho capito, ma a lungo andare è vero che lui si toglie tutte le terre, però... No, forse è giusto. Come ad esempio è rimasto lui proprio col board vuoto. Pulito. No, no, è giusto, la giocata è giusta. Ecco, se lui crede nel mazzo, in quello che c'è dentro, già sta pensando dopo. Già sta pensando la seconda. Va bene, abbiamo 7 mani da una parte, 4 dall'altra, 4 danni sul board. Non ci pensa, giustamente. Attacco. Non sta messo molto bene, Vincenzo. No. Terra. Terre su terre, mamma che brutta cosa. Conta. Niente. Ma sai tipo, ma visto che adesso la partita possiamo dire che ormai è questa conclusa, no? Mm-hmm. Mi racconti cosa hai fatto in questi giorni di mia assenza? Io mi sono messo a cucinare. E stasera non hai portato niente da mangiare. No, tempo lo meriti. Io ho un po' fame, diciamo. Ho capito. Oh, ecco, attenzione. Prende una creatura. Però l'ho fatto secondo me per Far Cry. E basta, perché toglie. Attacco, guadagna una vita. Uno. Guadagna uno. Te la ridò 7-14, però non la vedo molto. Ma vediamo, ecco, un po'. Appunto, altri 5 a lui, guadagna 1. Lo indica. I want you. Vediamo che cosa pesca. Un'altra pianura. Ammazza, ha fatto scribe e pesca per il pianura. Ah, no, però in mano a
come si chiama? 3 mana 1/4 che succhia un punto vita. Sì, ho capito qual è. Dovrebbe, mi sembra. Però mi sembra no, lui, lo scolaro. Subito. Scolaro, ah, non glielo mostra, non glielo mostra. Attenzione. Attenzione, non glielo mostra, eh. Non gli fa vedere che lo gioca. Vediamo, va, ecco. No, era là, gli ha fatto la fine, gli ha buttato così. Vabbè, guarda, ormai ha tolto il martello e tolto il border. So, so, so. E adesso, dopo la nostra bellissima partita, un breve stacco per noi. Bentornati amici alla sede della Lega Dragon Season, siamo sempre Andrea Bianconi e Roberto Nori e siamo per commentare il secondo turno. E andiamo. Il primo turno chi l'ha vinto? A Federico. Con qualche creaturina in più. Eh sì, diciamo che ha pescato bene. Saranno i due maialini che portano la fortuna. Sì sì. Ha cambiato dado o è sempre lo stesso? No, no, è sempre lo stesso. Lo stesso scaramanzia, eh? Cornetti, coroni d'aglio. I cornetti. Ma quelli che dovevi portare tu che stai a fare scuola di cucina, invece non hai portato niente. No. Questa volta hai portato un bel cupcake e via roba. Grande roba. Ma senti un po', non è che stai usando pure sto canale per farti pubblicità, no? Ma chi io? Da Roberto, no. Il boss della torta. No, quello là è quello Buddy, non so io. E allora il boss del cupcake. Ma Federico sta senza carta in mano, gioca senza. No, Federico adesso ha deciso di giocare col pensiero. E guarda, dita incrociata e scaramanzia! Dita incrociata e scaramanzia! Che cosa sta succedendo? Non capisco. Oh, sono state prese queste 7 carte? Sì. Sì. Decidetene tutte e due, via. Ok, comincia sempre Vincenzo. Pianura go. Pianura tutti go. E due pianura. Mirror. Vai. Era un mirror. Uguale proprio. Ma sono diverse le pianure, quindi. Oh, ci abbiamo tutti i colori. Però un Boros che non mi aggra, non mi fa troppo a due. Tac. Ecco, ci andavo di testa sopra. Tac. Oplito. Ah, quindi che l'ha pescata adesso. Ecco perché. Sì, se no l'avrebbe già calato, cioè l'avrei calato. Perché ogni tanto ecco, cambia il segnalino sul maiale? Il potere. Ogni tanto lo cambia. Oh, satiro, sta un turno indietro il ragazzo, sta un turno indietro. Vediamo un po', vabbè, 1-2, quello entra per forza, perché se comunque non vive. Vediamo se entra il satirozzo. Senti, secondo te questo era un bluff? Sì, decisamente. Sì, però è stato velocissimo a tapparlo, visto? Quindi è proprio... Non ci ha pensato. Esatto, questo è proprio bene. Ecco qua, satirozzo. Satiro che da mana entra così. Allora, io non so se lui in mano ha un trick. Però il fatto di essersi stappato un'altra volta la bianca vuol dire che comunque sia un giocatore che un po' ci sa fare, no? Mm-hmm. Perché ho fintato prima il trick. Che trick ti finto a umana? Niente, invece magari a quello bianco devi finto il volere, esatto. La protezione al bianco. Esatto. Certo, a uno verde ci sta, quella che fa prende due creature quando fanno danno peschi. Sì. Ma infatti a umana era un azzardo. Mm-mm. Vabbè, quindi altro... dall'altra parte è un 4 mana 3-3. 4 mana 3-3 è un 3 mana 2-2 volante. Che a 6 diventa un 6-6. Ma per me tra un po' ci diventa perché insomma Vincenzo sta pescando solo lande. Vabbè, manca il mostro finale. Di nuovo lei. 5 mana. Allora, voi.
C'è ancora altri due o tre terre c'è ancora in mano. Sembrano tre terre, mi pare sempre il volere degli dèi, quella là. Grande il volere degli dèi. Mamma, il volere degli dèi è una carta fortissima. Allora, che cosa sta per fare? Io col 2-2 ci attacco, no, 5 mana. 5 mana subito. Oh. 5-5. 5-5 volare che è bella, ragazzi. Un cucciolo. Cucciolotto che attacca. Attacco. Furia. Sai tipo... Tu avresti fatto 5-5 volante o un 5-5 che va più terra travolge che il turno dopo diventava... Però il volante è più evasivo. E quello già diventava 6-6 trample dopo. Mm. Quindi... Però era 6-6 trample che resta sempre in difesa. Cioè, così era abbastanza grande. Ok, ma quello là, il volante a 5 mana... Cioè, 3 mana, 5-5 così... Forte, cautela volante. Ma evade lo stesso, capito? Infatti, cioè, però... perché gli ha voluto fare 5 danni subito, quell'altro era troppo grosso, dici dopo. Sì, cioè, c'è evade, grossi però... È così, lui tra l'altro si pompa sempre il cavalluccio, quindi l'altro si pompa da sé. Ci sta, ci sta. Poi sei mana, poi diventa 6 mana, diventa 6-6. Yes. E travolge. Mi pare giusto. Vediamo un po', Federico pensa. Tappa 4, Federico. 4. E farà un visto? Vediamo un po', o fa il lifelink, mi pare che ce l'abbia. Boom. No, raggiungere. Hai capito perché? Perché adesso le terre ci hanno... No, ma c'è a raggiungere, quella è il 5-5, io l'avrei fatto sopra quell'altro, perché sapevo già che giochi a raggiungere. Oh, faccio un 8-8, bella per te. Mm. Beh, vediamo cosa succede. A me che forse non è neanche giusto come ragionamento, perché qualsiasi trick poi lui diventa più grande. Esatto. Vediamo un po' cosa succede. Vabbè, poi comunque noi... Parliamo però, da esterno, su questo punto di vista qua, loro magari pensano in un altro modo. Ma cose, anche la tensione della finale è totalmente differente. Comunque Federico salta l'end drop. Sì. Ale, ti attacco. Ti sfido a duello. È mana open. Che fai, blocchi? No, prendo 5. Vado a 10. Diretto proprio. Vado a 10, hai capito? Beh, io credo. Non mi frega niente dei tuoi insulti. Passo pure. Terra magari, destra terra? No. No, va bene pure così, mo lui crea un mostro finale che c'ha anche lifelink. Fa diventare le sue terre dei 2-2. Anche prima erano diventate 2-2, erano tutte tappate, quindi. Esattamente. Allora, si gratta la pancia. Come sto a fare io? Attenzione, qui ci sono un sacco di scelte da fare. Sì. Allora. Ti pescheresti una carta con il 3-3 che quando entra in gioco pesca una carta e continui a prenderle, allora, di santa ragione dal 5 colate? Io non mi azzarderei in questo caso a cercare di fare danni a qualche creatura, perché essendo il bianco-rosso tutto aperto di mana non... Un qualsiasi trick lo prendi. Sì. Lui però vediamo alza le braccia un paio di volte. Chi arriva? Perché a 3 mana... Gratta! Treman è quello là, lo sapevo. Eccolo là, volere, te lo sei preso stavolta. Volere, e non è contento. Fatto dal verde, non succede niente. E faccio Sky. 4, 5, 6. 6 contro un 7. Sì, però volere, quindi poi fa pure Sky, se toglie. Mi pare una Wanda. No, se la tieni. Si tiene la carta sopra, però stavolta non lo può far diventare un 6-6 questo turno. Il 3-3 non può diventare 6-6. Vabbè, quante carte abbiamo? 2. Allora, da un lato andiamo a 3. Da un lato ci sta Federico con 4 carte. Ecco. Passato. Oh, porca miseria, questa è veramente grande, grande. Grande, grande pescata. Abbiamo un Triden. Lo fa subito. E subito. Lo facciamo subito. Frego. Tempo. Olè, mo proprio... Hai mangiato bene? Qua mi sa proprio questa scatola. erano i dolci miei, erano. Ma se questa è la digestione dei dolci, eh? È meglio che te li faccio assaggiare. Vabbè, allora su. Ecco, mo comunque vengo l'attacco. Vai. Questa è Sparta, secondo me, adesso. Questa è Sparta! Pam! Vediamo un po'. 1, 2, 3. Olè! Dritti. Olè! Ciampa. Sarà il suo? No. C'è adesso. Eh sì, allora, gli blocca. Prende solo 6. Alza un dito e lo riabbassa. 1. No, dovrebbe, non c'ha trample quello? Sì, prende uno in più, 7. Quindi 7.
mi ha tolto veramente tutto il bordo, è rimasto confuso. Sì, ecco lui proprio già sta. Gliela regala, tua, non ti preoccupare. Te via dalla che va bene. Ti assetti. Attenzione la terra. Però ci serviva prima un versatile. Però adesso potrebbe incantarla, farla diventare ancora più grossa. E mo vediamo un po', potrebbe fare il lifelink, quello diventa la giunge volante, lifelink, potrebbe fare un sacco di cose. E attacchi. E però rimane, no, rimane in difesa secondo me, no, perché, contro quello. No, mo devi attaccare con tutte e due. Vediamo. Pure con la terra. Vediamo un po'. Sì, sì, sì. Devi attaccare, assolutamente. Tanto se la tieni in difesa che ci fai? No! Ha passato. Te l'ho detto io. Ma perché? Tappa quella e ciao. Ma io attaccavo tutta la vita là. Tanto c'è, che mi cambia? Che c'è un più 3 più 1 e vado a morire con la creatura. Tu quindi avresti attaccato subito. Ma tutta la vita. Che poi era enorme, era tipo 7 quello? 7, 9? No. 7 sì, 7 di... No, 7, 8. 7, sì, 8. Sì, 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 avrei 7, attaccato 8. Con tutte e due. Non so bene il perché l'abbia fatto, ma sicuramente insomma è stata una scelta. Allora, dopo questo game, ci fermiamo un attimo. Allora, mi allontano da te. Ciao. Ciao. Mettiamolo in grafica, no? Che ci vuole? Te l'ho già detto, Andrea, non ce la fanno fa sta cosa. Gli avevamo già chiesto. Ho capito, ma noi la prossima volta cosa ci inventiamo? Non lo so, Andrea, che sto pensando pure io, non ci dormo la notte per trovare una soluzione. Ma voi non siete quelli... com'è? Baldini e Onassis? Ma veramente Bianconi e Onori? Mi sembrava infatti. Voi due siete quelli che commettono le partite su coso? Nel canale, come si chiama? Il Titanic. Su Atlantis. Ah, bravi, bravi. L'ultima volta ci avete fatto due coglioni così. Oh, mi raccomando, al prossimo giro fate una bella rubrica d'approfondimento, perché l'ultima volta non ci siamo annoiati abbastanza. Robè, una rubrica d'approfondimento. Una rubrica? A voi, André, una rubrica d'approfondimento. Diventiamo una piaga! Ed eccoci di nuovo in collegamento, ragazzi. E abbiamo visto che prima Ciccio Belluzzo stava facendo il segno dell'ombrello. Ma che cosa? È un amichevole questa. Eh sì. E parte lui. Attenzione, adesso parte lui. 1-1. Tutti e due tengono a 7. Ci sono mani in più. Ci sono mani in più che appaiono. Conti. Forse stanno cercando di comunicare con gli extraterrestri? Sa scrivere l'aria? Scrivono cose fantomatiche. Ma quanto è bello il nostro simbolo dall'alto. Mamma mia. Ma chi l'ha inventato? Lo stanno a coprire col mazzo. Cioè, io mi sarei lamentato. Che caspita. Capito? Si lamentano con noi se lo coprimo, però. Siamo pronti, ragazzi. Vogliamo iniziare? Iniziamo. Comunque io sono offeso con te. Perché io dovevi portare il cupcake, vedi, io ho fame, certo ora. No, la prossima volta lo porto. Ecco, comincia. Partenza. Federico viene. Allora, ma sai che erano all'incirca un centinaio di persone? E quello lo tappa ancora prima di passare, adatto. Ecco, vediamo un po'. Quindi non erano... Non era tantissimo questo PTQ, cioè non era proprio un PTQ grande. Tornando comunque sulla partita. Lamentele da una parte e dall'altra. La terza partita sarà chiamata la partita del pianto. La terra contro la terra. Olè. Passo. Terra. È un po' rosso, un po' atipico, non mi fa mai un drop a 2. Non ho mai visto neanche un drop a 1, veramente. Vediamo un po'. È un 3-3-3. Con la scritta lunga un chilometro, lì è pensato a me. Però non c'è abilità, c'è solo la storia figa. 3-3, io sono nato quel giorno, là, di tanti anni fa. Ma chissà questo tizio Nessian che fine fa, cioè perché sta là? Boh. Un centauro. 3 mana, cavallo. No, mi sa quello che fa perdere, sì, quello che fa perdere guadagnare. C'è un blocco, c'è un blocco. Beh, quant'è? 1-4. 1-4 blocca sicuramente. Beh. Attenzione. Di nuovo una terra. 4 mana. 4 mana, 2 verdi, 2 bianche, quindi ottima.
che facciamo? Visto? Anche farlo diventare, guarda, potrebbe farlo diventare 4 mana, 4 mana, 4 lifelink. Ci può stare. Lo faresti? Sì. E anche lui, attenzione, piega la gradura. Adesso 4 bombe, 4 vite. Intanto sicuro guadagno 4, la cosa è quella. Poi ne parliamo. Se tu, prendi anche 4. Attenzione, vabbè, non c'era senso. No. Per divina gradura e basta. Allora, terra. Oh, soldato del Pantheon, ragazzi. Infatti, oh, una rara si gioca. Soldato, non è non solo una rara, attenzione, ha fatto anche l'altra. 4-3-3. Passo. Cioè, vuol dire che tu devi bloccare quel tizio con due. Per sperare di toglierlo. No, forse. Direi proprio giocata non proprio. No, soprattutto bello. Dovresti fatto? Io avrei regalato qualcos'altro, secondo me. O magari avrei aspettato un caso da avere una protezione o qualcosa. O di avere comunque mana in più, Andrei. Per fare qualcosa, perché con tutto il mana tappato, ora la Federico può fare quello che gli pare. Adesso sì. Attenzione. Pam pam. Si combattono. Guadagna. Mi pare. Guadagna anche 4. Guadagna 4. No, guadagna 7 in totale. 7 in totale. Guadagna 7, attenzione. Un bel tocco letale, ecco. Scorpioni, guadagna 7 scorpioni. Ok. Vedi, scorpione, dicevo, lui ne gioca uno inside. Io ne ho giocati due di main tutta la vita. Anche perché ha due fame. Quella spell che fai dare, no? Sì. Ce ne ha due, quindi cioè scorpione veramente veramente forte. Poi tu dici quella che fa, no, quella fai dare a 3 mana. No, sì, si chiama fame qualcosa. Ah, sì, saziare la fame. Saziare la fame. È l'1-4 che blocca l'1. Io ti tolgo una creatura così. Attenzione, tata. E Azusa Smarrita Macercatrice. Esatto. No, quella ci assomiglia proprio il nome. Ecco, guarda, esulta proprio. Beh, non è che sta messo male. No. Comunque tutte e tre le partite, tutte e tre l'ha tirata giù, no? L'amica nostra. Beh, pure. I maialini, vedi, li sta baciando, guarda là. Ma pure Vincenzo non l'ha sempre fatto il destriero, Ecco, questo però dai, un 4-4 lifelink. Però c'ha il trucco. Stavo, c'ha il trucco. Ma questa l'ho io sotto comunque adesso. Federico, c'è il trucco perché ha lo spacca incantesimo in mano. Stai dato dentro, mi pare. Sì. Quindi ci sta. Guarda. Guarda il dato. Affetti, dai, il dato di sopra. Il maialino. No, lo mette là. Vuole spizzare con il maialino. La tecnica è il maialino. L'ha buttato, no. Perché? Scusa, sta a vincere. Che per questo ha tecnicato il maialino. Sta a vincere e disprezza il maialino. Mamma mia. Non l'educazione, bene. L'educazione più di questi tempi, Non va giovani. Bene. Passeremo. Si stappa, si pesca. E no, quello da mo che non lo vedevo, io il mio preferito. Sì, l'emissario più brutto del secolo. Quello più bello. Ma come più bello? Capisci il cacchio. Perché l'ha lasciata tappata? Stappa. Tutta vita. Doesn't chant. Ten, ten, ten. Non lo vedo molto. Vabbè, poco lì. No, non è un disincantare. No, il verdetto. Proprio. Il verdetto divino. Ha fatto proprio bene a spaccargliela. Sì, mo spacca uno di quelle due, magari la. Ma mo è finita la partita, come la riprende? Non riprende più. Qua la partita è andata. Si gratta, eventualità, col mancino. La sinistra qua. Se mai dovessi incontrare Federico in partita, non gli dà mai la mano. Non gli dà mai la mano, che non si sa dove se l'è messa prima. Oh, olè, all-in. E qua per terra stanno 8 danni, E qua per terra poi Vincenzo non c'ha niente a parte dura, un mana, un 1 e 2-2. Blocco. E ne prendo di più. E altri 4. Guadagno 4, io guadagno 1. È uguale, No, identica la cosa, sì. Direi proprio di sì. E ora? E Aspide. Un altro mostro. Aspide, questa è una delle mie preferite. E vabbè, è finita. Aspide, sì. Se al turno dopo... Stringe la mano? Vediamo un po'.
cioè, poi ormai... stringe la mano, prova a arrampicarsi. Allora, o cala due gradure, potrebbe calare due gradure. Vabbè, ma pure se fai due gradure, ma che ci fai? Ma ah, vabbè, fai due danni a mo' di... della vittoria, diciamo. Ti faccio due danni, marrano. E poi, 1-1-4, vabbè. E passo. No, no. Non va bene. No. Ehi, ehi, ehi. È qui la festa. Allora, abbiamo pescato una fame e un disincantare. No. Perché? Quella la puoi disincantare. Infatti avrei tolto l'1-4. Sì. Vabbè, andata. Ecco, ah no no no, l'ha fatto per fargli animare le terre. Vabbè, comunque è finita. Vince Federico del Basso. Col tappetino sotto. Cosa sotto la terra? Col tappetino. C'era Elspeth che lo punzecchiava da sotto. Questo fa. Eccoci arrivati alla fine. Sempre Andrea Bianconi e Roberto Noli ringraziano e salutano come facciamo sempre. Perché l'educazione è prima di tutto. A chi ringraziamo di più? Ringraziamo Fabio Finicelli, che è l'organizzatore del PTQ Napoli. Grazie per l'opportunità che ci hai dato di registrare e di poter commentare questo fantastico evento. Poi salutiamo tutto lo staff dell'American Hotel, che ha ospitato l'evento. Gentilissimi, ci hanno detto che siete stati veramente unici. Grazie, che la vostra cortesia sia ripagata 1000 volte. Speriamo. Poi lo staff, tutto lo staff arbitrale e anche il nostro. Staff. Che veramente ci danno un'opportunità fantastica. Sì, sì. C'è poi qualcuno. E poi? E poi manca lui. E chi è? L'arbitro supremo, dici tu? Che non sta a Vienna. No, io ci pensavo un'altra persona. Ah, tu parli Marco! Marco! Marco, vieni. Vieni al centro. Vieni. Eccolo qua. Ragazzi. Lui ci ha dato l'opportunità di poter appunto essere qua. Qui. Esatto, essere qui in collegamento per voi. E poi vi ringraziamo, voi ragazzi, voi siete l'anima del programma alla fine. Continuate a seguirci, mi raccomando. Mettete mi piace sulla pagina Facebook di Atlantis e sul canale YouTube Atlantis TV. Consigli, ciò che vi pare, offendete Andrea, quello che pare a voi. Offendete lui, insomma, che è quello più tosto. Se offendete me, io mi sento male, lui è quello che regge di più la botta. Okay. E quindi basta così. Un saluto a tutti. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. A tutti. Ciao.